Rieccoci qua. A questo punto abbiamo i blocchetti che ci servono per iniziare a pensare al problema dello zaino. Quello che ci manca è il main vero e proprio. Main con il metodo statico. Quello che facciamo è effettivamente istanziare la classe main in modo che non abbiamo bisogno di tutti i metodi statici, ma possiamo avere variabili al suo interno. E poi pensiamo a un metodo run che fondamentalmente farà tutto il lavoro che dobbiamo fare. Allora, iniziamo un pezzettino alla volta a costruire effettivamente il main. Allora, quello che ci serve tendenzialmente è recuperare il DAO che si chiamava Knapsack DAO Quindi abbiamo il DAO, una volta che abbiamo il DAO lo possiamo usare per leggere i nostri oggetti. Allora, items quindi è la lista del, se guardiamo il DAO, è una lista di item. Quindi se io leggo una lista di item, allora, list item items, portiamo la lista delle utili della Java Collection Frameworks. Ed ecco qua che abbiamo letto l'elenco degli item che abbiamo nella nostra cosa. Possiamo, tanto per... fare un controllo che effettivamente ci siano. Almeno controlliamo che il tutto stia andando avanti in modo corretto. Eccolo qui. E abbiamo l'elenco dei nostri item, dei primi 10 dei nostri item, perché ricordatevi che nel DAO io avevo limitato a 10
quelli che sono gli item. A questo punto possiamo iniziare a pensare a una procedura che provi tutti i possibili zaini, esattamente come avevamo provato a farlo la volta scorsa. Allora, una cosa molto molto va bene, in questo caso non ci serve. Allora, la nostra procedura ricorsiva che cosa deve fare? Fondamentalmente il singolo passo che deve fare è prendere un oggetto e decidere se metterlo dentro lo zaino oppure no. Quindi, esattamente come nell'esempio scorso noi avevamo la procedura expand che prendeva la stringa, ci metteva 0, ricorsione, ci metteva 1, ricorsione e poi rimetteva don't care, in questo caso noi quello che abbiamo è ancora più semplice. Prendiamo l'oggetto, lo mettiamo nello zaino, ricorsione, lo togliamo dallo zaino. Tutto semplice, ricorsione. Quindi le due cose che possono succedere è che l'oggetto ci sia o che fondamentalmente l'oggetto non vada preso. Costruendo il mio percorso, a ogni nodo io ho oggetto per oggetto e posso decidere di prenderlo o di non prenderlo. Questo vuol dire che nella mia visione il mio albero avrà come altezza massima il numero degli oggetti, perché a ognuno degli oggetti io posso decidere di prenderlo o non prenderlo. Poi alcuni rami potrebbero essere più corti, perché io mi rendo conto che arrivato in un certo punto non c'è più nessun oggetto che io possa effettivamente prendere e quindi da lì sono bloccato. Quindi il mio generico piccolo passo è: prendo oppure no un oggetto, ma quale oggetto? Allora, è molto comune nella ricorsione utilizzare un contatore. Questo vuol dire: io sono al passo S della ricorsione e tutte le volte che faccio un passo in avanti aumenterò S. Quando torno indietro S magicamente tornerà quella di prima, perché S è una variabile locale, quindi non ho bisogno di ripristinarla. Io devo ripristinare solo le variabili globali. S è una variabile locale, quindi io vado avanti e aumento S e poi quando ho finito mi ritrovo con la mia vecchia S. Quindi se lavoro sull'oggetto numero S, quello che io devo fare è fondamentalmente qual è questo oggetto S? Questo è l'oggetto in questione, lo prendo, il che vuol dire che nel mio zaino lo devo prendere, ricorsione, lo tolgo, ricorsione. Cosa vuol dire questo? Che avrò bisogno di uno zaino. Che dovrò inizializzare. Di una certa dimensione, che decido essere 420. Perché no? Perché è 42x10 fondamentalmente. Allora, quindi prendo l'oggetto, vuol dire a
aggiungo l'oggetto i, chiamata ricorsiva, tolgo l'oggetto i, chiamata ricorsiva, e questo è quello che faccio. Cosa manca? La condizione di terminazione. Allora, la condizione di terminazione in questo caso qual è? Qual è la condizione di terminazione? Quando ho controllato tutti gli oggetti in una prima approssimazione. Quindi, se S è uguale uguale a items length, se questo è uguale, allora cosa devo fare? Altrimenti vado avanti, non si chiama così, chiamo un return qui in fondo. Allora, se la se ho finito tutti gli oggetti, ho effettivamente finito di considerare uno zaino. Allora, che cosa faccio? Prima approssimazione, stampiamolo. Questo mi fa pensare che il mio zaino, nel mio zaino manca una funzione, manca la toString. Eccola qui. Allora, capacità oggetti, no, gli oggetti li metto dopo, ok, adesso c'è un tasto magico che riformatta, ok, ecco qua. Allora, così semplicemente sto facendo come avevo fatto con la expand e semplicemente stampo quello che trovo. Allora, tanto per provare, proviamo a ridurre significativamente il numero di oggetti dello zaino e vediamo se il tutto funziona. Ovviamente non funziona perché non chiamo la procedura. Un'altra cosa estremamente comune quando io uso le procedure ricorsive è di avere una specie di calcio d'avvio. Quindi io ho una procedura che sistema un po' di variabili globali e poi chiama la procedura ricorsiva, semplicemente.
e la procedura ricorsiva è una procedura il più piccola possibile, con meno variabili locali possibile, perché la procedura ricorsiva deve essere, diciamo, congelata più volte in memoria a ogni livello della ricorsione, quindi più piccola è, meglio è. Allora vediamo un po' se così va meglio. E qui ho i miei tre oggetti, e quindi vedete che ho uno zaino che tendenzialmente li prende tutti quanti, e poi le varie combinazioni dei tre oggetti. Possiamo provare a controllare questi siano, quindi tutte e tre, il primo e il terzo, il primo e il secondo, il primo, il secondo e il terzo e il secondo. Sì. Ok. E quindi abbiamo tutti i possibili tutto quello che potrei, tutti i possibili, tutte le possibili soluzioni con tre oggetti. In realtà a me non interessa stamparle queste soluzioni. Che cosa mi interessa fare? Mi interessa trovare qual è lo zaino che vale di più, in cui viene rispettato il limite del peso. Quindi in realtà qui non voglio stamparlo, ma quello che faccio è controllo se lo zaino va bene, quindi if knap.getWeight minore o uguale di get capacity. Allora, se così, se sono così, lo zaino mi va bene. E cosa faccio se mi va bene? Allora, altra cosa estremamente comune nelle procedure ricorsive è tenersi in memoria la soluzione migliore trovata fino a quel momento. Per cui io esploro e genero tutte le possibili soluzioni, e quando ne trovo una migliore dell'ottimo fino a quel momento, la sostituisco. Quindi avrò bisogno di un altro zaino qui, che chiamerò best nap. Che inizializzo. Allora, se la mia soluzione va bene e nap punto è maggiore di get value, allora solo in questo caso cosa devo fare? Beh, nuovo ottimo, scusatemi qui, capacity tanto è uguale per tutti, quindi non la stampo. Perché non gli va bene? Sì. Adesso gli va bene. Quindi soltanto se trovo effettivamente uno zaino migliore dello zaino ottimo fino a quel momento, stampo trovato un nuovo ottimo e lo devo inserire. Come faccio a inserirlo? Beh, ricreiamo l'ottimo e poi potrei aver bisogno qui nello zaino di un getter che mi prenda tutti gli oggetti.
get items. Ok, quindi se ho trovato uno zaino migliore, prendo, distruggo lo zaino migliore e ci copio dentro tutti gli oggetti che ho trovato fino a quel momento. Vediamo un po' cosa succede. Per ora l'ottimo è il primo, perché tutti gli oggetti c'entrano. Quindi chiaramente il primo zaino che trovo è quello che ha tutti gli oggetti dentro, e quindi non ne trovo nessun altro. Allora, potrebbe avere senso memorizzare, andare a vedere un po' quanto tempo impieghiamo per fare tutte queste operazioni. Out.println not. Ok, quindi un qualcosa di questo tipo mi fa vedere quanto tempo impiego a eseguire tutto l'algoritmo, 0,2 secondi, e qual è, certo, perché non è NAP ma è BEST, no, quello che mi trova la soluzione ottima. NAP, la variabile NAP, alla fine, siccome sono alla fine dell'ultimo backtrack, ovviamente è stata reinizializzata alla condizione iniziale, quindi è vuota, giustamente, perché se io parto a guardare il mio albero e vado avanti a esplorarlo, quando ho fatto tutto il giro e sono tornato su, di nuovo sono al punto di partenza e la mia soluzione che ho pian piano costruito e smontato è vuota. Eccoci qua. E questo è l'ottimo che troviamo alla fine. Potrebbe essere interessante vedere quando miglioriamo l'ottimo.
Allora, già questo potrebbe in qualche modo bastare a calcolare lo zaino ottimo. Guardate la quantità di codice che è stato necessario fare. Proviamo a mettere un po' di magari 200 qui, eccoci qua, e vediamo come funziona . Troviamo lo zaino ottimo che peso 378, direi che non ha funzionato. Sì, scusate, perché avevo detto 200, ma poi non l'ho fatto. Allora, lo zaino ha dimensione 200 e dopo un po' di tempo effettivamente ne troviamo uno che pesa 179 e vale 265. E questi sono gli oggetti. Possiamo eliminare, ridurci. Perché ha fatto questo? Ecco qui, main. E dove c'è scritto 200 metto capacity. Quello di evitare le costanti nude è una delle regole auree. Allora, proviamo a mettere più oggetti e vediamo come vanno le performance. Venti oggetti. Qua 381 con peso 189, vedete che qui il valore continua a salire effettivamente. Oggetti. Capisco perché non compare nulla.
pian pianino trova degli oggetti. Allora, questa è la versione base. La cosa più importante è rendersi conto di quanto poco codice sia necessario per fare un'operazione tutto sommato complessa, come cercare lo zaino ottimo esplorando tutte le possibili alternative. Quindi la ricorsione bella è nostra amica e ci aiuta. 40 secondi per trovare uno zaino che vale 383. Allora vediamo un po' se è possibile in qualche modo andare più veloci. Allora, una serie di meccanismi per lavorare con gli algoritmi ricorsivi che esplorano l'intero spazio delle possibilità con una struttura tipo albero viene catalogata con il nome di branch and bound. L'idea è che se io riesco a capire che in un dato nodo in qualche modo non ha più senso andare avanti, da lì mi fermo. Quindi tanto prima io riesco a capire che non ha senso proseguire lungo l'albero, tanto meglio è. Allora, qual è una cosa che posso, ricordatevi 40 secondi qui, qual è una cosa che io posso immediatamente inserire per evitare lavoro inutile? Ve l'ha suggerito anche Fulvio la volta scorsa parlando degli anagrammi. Ha detto, se io mi rendo conto che una parola inizia con XZK e non c'è nessuna parola italiana che inizia con XZK, ha senso mettermi a guardare come scegliere le lettere dopo? No, sono in un intero ramo dell'albero che non mi porterà a nulla, perché l'inizio ormai è sbagliato. Qui abbiamo un sistema, una cosa analoga ma molto più semplice. Se io a un certo punto del mio albero ho preso troppi oggetti, da lì in avanti, visto che il passato ormai è fisso, decidere di prendere o non prendere gli oggetti mi cambia qualcosa? No, sempre troppo pesa il mio zaino. Se io lo carico troppo, è inutile che dopo decido se aggiungere o non aggiungere altri oggetti, sempre troppo è. Quindi nella mia ricorsione, che non è qui ovviamente, nella mia ricorsione quello che posso fare è andare a vedere se ha senso andare avanti. Molto molto semplicemente, come era 40 secondi il tempo qui, e quindi posso dire che se il mio zaino ha già sforato la capacità dello zaino, ma fine, esco. Perché devo decidere se prendere o non prendere altri oggetti? Ormai non va, tutte le soluzioni che troverei a questo punto sono sbagliate. Vediamo l'effetto di queste due righe. Un secondo, sono passato da 40 a 1 mettendo quelle due righe, e magari con queste due righe potrei anche affrontare un problema un po' più grande. Proviamo 30. Perché prima non mi dava nessuna soluzione? Perché io avevo 30 oggetti e lui scendeva lungo l'albero, prendi, arrivava al 30° avendoli presi tutti. Il peso è troppo, allora toglieva il 39°, poi toglieva il 29° e rimetteva il 30°,
poi toglieva il trentesimo, il ventinovesimo, toglieva il ventottesimo, metteva il ventinovesimo e metteva il trentesimo, e il peso era sempre troppo, perché il peso diventava troppo magari al quindicesimo. Quindi tutto quell'albero in cui io continuavo a togliere, mettere, togliere, mettere, togliere, mettere degli oggetti, comunque forniva soluzioni che non andavano bene. Infatti qual è la sensazione? Che il programma si piantava e io non vedevo neanche la prima volta la prima soluzione ottima. Perché? Perché lui non aveva neanche una soluzione. Lui stava andando avanti a mettere, togliere, mettere, togliere, mettere, togliere oggettini, quando il grosso dello zaino già aveva sforato il peso. In questo modo qui non lo fa più. Vediamo con 30 oggetti. Tre secondi per risolvere il problema con 30 oggetti. 40 oggetti. 10 secondi. Con 40 oggetti abbiamo 10 secondi. Proviamo ad arrivare a un qualcosa di che mi dia un tempo con cui ha senso fare ulteriori ottimizzazioni. Ricordate comunque che nonostante le ottimizzazioni, il tutto è esponenziale come complessità. Questo vuol dire che non ne usciamo, cioè se gli oggetti invece di 45 diventano 450, i vostri figli fanno in tempo a laurearsi prima che finisca il programma. Ma 30 secondi, con 45 oggetti ci mette 30 secondi e il valore è 592. Ottimo. Allora, scusate, quello che noi abbiamo messo è una semplicissima, banale potatura. In realtà io potrei fare di meglio, anzi, devo riuscire a fare qualcosa di meglio. L'idea è di dire che, arrivato a un certo punto nell'esplorazione, da quel nodo lì, io non troverò nessuna soluzione migliore di un certo x, e questo è un limite. Se io riesco a inventarmi una funzione che mi permette in qualche modo di mettere un limite superiore, io posso dire: ho già trovato una soluzione che ha valore 500, dal nodo in cui sono non troverò nulla di meglio di 300, perché vado avanti. Quindi io, il mio obiettivo è riuscire a fare una stima di quello che posso ottenere al meglio da una soluzione parziale. Questa stima deve essere veloce, perché sennò perdo tutto il vantaggio a fare continuamente stime, 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 e deve essere chiaramente il più stretta possibile. Perché se io dico che in ogni nodo la mia soluzione sarà tendenzialmente minore di infinito, non mi serve a nulla come vincolo. Il limite mi serve quando effettivamente io ho già trovato una soluzione migliore del limite. Allora, se io ho una soluzione migliore del limite e il limite mi dice x, posso dire abbandono. Allora, provate a poche speranze, visto che non mi avete neanche risposto su altre cose, ma provate lo stesso a pensare a quella che potrebbe essere un limite per la mia funzione. Ve lo suggerisco. Allora, immaginate di calcolare quello che potrebbe essere il valore massico dei vari oggetti. Quindi
Quindi per ogni oggetto io divido valore per il peso e quindi capisco qual è il valore di una unità di peso di ogni oggetto. A questo punto vado a prendere l'oggetto che ha questo valore più alto e se ho uno zaino soltanto parzialmente pieno mi immagino di riempirlo tutto con questa magica sostanza. Qual è l'idea? Se io fra i miei oggetti ho un diamante che vale tanto e pesa un chilo, e pesa un grammo, allora in una data situazione io so che non posso fare niente di meglio che riempire tutto lo spazio che mi avanza di diamanti. È un calcolo molto semplice e sicuramente troppo ottimista, perché io magari di diamante ne ho uno solo, magari l'ho anche già usato, però sicuramente meglio di così lo spazio non posso usarlo. Sicuramente nessun oggetto mi conviene rispetto a un blob di diamanti dal peso di tutto lo spazio che ho. Quindi è brutto come vincolo, ma è meglio di niente. Allora, per poter usare questo vincolo io devo prima in qualche modo prendere i miei oggetti e ordinarli. Un'altra cosa che solitamente negli algoritmi ricorsivi serve molto quando io ho un bound tipicamente è affrontare gli oggetti con un ordine furbo. Perché? Perché tanto prima io trovo una soluzione più o meno buona, tanto più funziona la mia potatura. Se io trovo una soluzione abbastanza buona in fretta, da lì in avanti ci sono grosse regioni dell'albero che io non esploro. Se io inizio a trovare le soluzioni brutte, poi bruttine, poi un po' meno bruttine, poi le devo trovare tutte. Se io ne trovo subito una buona, quelle bruttine le scarto subito perché mi rendo conto che non saranno mai migliori di quello che ho trovato. Allora, quello che devo fare è ordinare la lista dei miei oggetti. Allora, non credo, però so che è inutile se ve lo chiedo, che Fulvio abbia fatto il comparator. L'ha fatto? Allora, prendetelo per buono. Io posso definire una classe Allora, quello che sto facendo è definire una classe al volo che implementa il comparatore e quindi io creo un meccanismo per confrontare due item. Allora, come faccio io a confrontare i due item? Confronto il loro valore unitario, quindi
P1 punto get value diviso P1 punto get. Quindi questo è il valore unitario del primo oggetto. Faccio la stessa cosa per il secondo oggetto. E a quel punto restituisco il confronto fra V2 e V1. Perfetto. A questo punto, dopo aver preso tutti gli item, posso ordinare gli item utilizzando la classe che uso per confrontare. Questa è l'idea, che ovviamente ancora non funziona perché ho degli errori. Come? Dov'è? Qui? Ah, questo sì, certo. Potrebbe essere. Ok, grazie. Allora, a questo punto abbiamo scritto la nostra cosa e quindi siamo in grado di vedere gli oggetti. Possiamo mettere un breakpoint qui. E effettivamente dovremmo vedere gli oggetti comparire nell'ordine di valore unitario. Vabbè, il fatto che l'ultimo sia uno che vale 1 e pesa 54, tutto sommato, mi dà buona speranza sul fatto di averli realmente ordinati. Sì, quello, il primo della lista è un oggetto che vale 33 e pesa 4. Quindi tendenzialmente è l'oggetto che vale di più sull'unità di peso.
Allora, una volta che noi abbiamo questo, e quindi stiamo effettivamente affrontando gli oggetti in questo ordine, posso cercare di inserire il mio limite. Allora, allora mi salvo qual è il valore migliore che posso avere. E in questo caso qui, dopo aver ordinato la mia collection, posso dire che questo best è uguale a items get 0 punto get value diviso items punto. Zero. Get weight. Bene. Adesso devo effettivamente usarlo all'interno del mio meccanismo. Vi ricordavate quant'era il tempo qui per calcolare? Comunque, vediamo quale dovrebbe essere. Intanto che lui va, cerchiamo di pensare quale dovrebbe essere il bound. Allora, il bound è il valore attuale più quello che mi avanza come spazio moltiplicato questo valore sul peso massimo. Qui, vi ricordate quanto tempo ci metteva oppure lo dobbiamo far riandare? Vabbè, comunque un po' ci metteva. Abbiamo... Vorrei vedere quanto di meno ci mette. Vi faccio notare che probabilmente... performance sono eccolo qui, 62 secondi con questo senza l'ottimizzazione, senza la potatura. Allora vediamo un po', nap.get value più che cosa devo moltiplicare? Beh, è così lento. Nap.get capacity meno
Create. Quindi questo è lo spazio che mi è rimasto, che moltiplica best W. Questo è il massimo assoluto che io posso sperare di ottenere riempiendo con un oggetto che di fatto non esiste ed è un blob fatto dal pezzettino che vale di più. Allora, se questo è minore di besna.getValue, cioè se io ho già trovato una soluzione migliore rispetto all'assoluto, al meglio di così non potrebbe andare partendo dalla situazione attuale, ho finito, non vale la pena continuare a esplorare quel ramo. Quindi get capacity, get weight, best WV, get value maggiore minore di, ok, vediamo. Secondi rispetto ai 60. E questo fatto con un bound piuttosto brutto, è veramente rozzo questo bound. È possibile pensare a dei bound migliori, sicuramente. Ad esempio, invece di posso pensare di sempre ordinare gli oggetti in questo modo, quindi gli oggetti che conviene di più mettere in teoria, perché sono quelli che hanno il valore al chilo più alto, e lo spazio che mi avanza lo riempio con quegli oggetti nell'ordine, indipendentemente dal fatto che io li abbia già usati oppure no, non me ne importa niente, li riempio con quegli oggetti lì, e alla fine, se mi avanza un pezzo, uso soltanto una frazione dell'ultimo oggetto. Quindi, di nuovo, sono in una situazione sicuramente irrealizzabile, però nessuna soluzione realizzabile è meglio, e tutto sommato questa soluzione irrealizzabile mi dà un valore più piccolo della soluzione irrealizzabile, questa qui che vi ho presentato io. Oppure potrei anche considerare se l'oggetto l'ho veramente preso oppure no. Quindi completo con gli oggetti che non ho ancora preso, che mi conviene di più mettere, mettendo poi soltanto una frazione, un pezzo di quello che alla fine che non c'entra. Di nuovo, sono in una situazione che è sicuramente più vantaggiosa della miglior soluzione possibile, quindi sono nella soluzione di un bound. Avere un bound buono vi cambia la vita. Se noi togliamo queste due semplici cose che abbiamo messo, l'algoritmo base non ci trova neanche una soluzione, perché spegniamo prima il computer, perché sta pensando se mettere il 50esimo o il 48esimo oggetto, quando a partire dal 12esimo lo zaino è pieno. Quindi 8 secondi per fare questo. Morale: le procedure ricorsive sono comode, vi permettono di scrivere in fretta del codice che è ragionevolmente funzionante. Questa è l'unica loro utilità, nel senso, questa è la procedura e non è lunga, e l'abbiamo scritta qui.
e vi, onestamente vi sfido a fare qualcosa di altrettanto ottimizzato non ricorsivo in poco tempo. Poi se ci passate 2 giorni tirate fuori di meglio non ottimizzato, ma tirate qualcosa di meglio non ricorsivo, ma in un'ora vi sfido a fare qualcosa di meglio non ricorsivo. La ricorsione, ogni anno che passa siamo sempre più propensi a farla trovare nell'esame. Quindi provate veramente a fare qualche programma ricorsivo. La prossima esercitazione dovrebbe essere tutto sulla ricorsione, e quindi buon divertimento. E se guardate queste 2 righe, che sono le 2 righe che ci hanno cambiato abbastanza le performance, ed sono le righe in cui io controllo effettivamente un bound, vi rendete conto che probabilmente la cosa migliore in assoluto è partire con una procedura greedy. Voi sapete cosa vuol dire greedy? Greedy vuol dire goloso. Una procedura greedy è una procedura che di passo in passo fa la scelta che sembra essere migliore, ma uno non ha nessuna garanzia di arrivare alla soluzione ottima alla fine. Ha la garanzia di ha la speranza di arrivare a una soluzione abbastanza buona molto in fretta. E il greedy e le tecniche di branch and bound ricorsive esaustive come questa si sposano perfettamente, perché io parto, scrivo una procedura greedy e trovo una soluzione che è accettabile. A quel punto inizio la ricorsione. La ricorsione esplora tutte le possibilità, però siccome ho già una soluzione abbastanza buona e sperabilmente ho un buon bound e quindi riesco a stimare bene quello che posso trovare, la ricorsione taglia via pezzi enormi dell'albero. In ogni caso, quando il mio budget di tempo è terminato, io mi fermo e fornisco qualcosa che è al peggio tanto buono quanto il greedy. Quindi comunque sono in una buona situazione. Parto da una situazione accettabile e tutto il tempo che ho lo impiego per migliorarlo. Non devo aspettare 365.000 anni per avere una soluzione, ed è un compromesso. Quando mi serve vedo dove sono arrivato e quella la considero la mia soluzione definitiva. Allora, io cerco di mettere quello che ho fatto qui su GitHub, comunque lo metto anche sul sito di Fulvio, metto l'audio e ci sono domande? Dubbi, critiche? Spengo il microfono e così potete insultarmi. Com'è? Spengo il microfono.